le risorse che ci sono senza timore. Si svolgerà dal 1 marzo fino al 19 maggio prossimo la seconda edizione di Impronte Femminili, rassegna di arte, cultura e narrativa per le pari opportunità. L'iniziativa, ideata e curata da Sara Cucchiarini, mette al centro i temi legati ai diritti delle donne con l'obiettivo di sensibilizzare la cultura sociale e i giovani su temi che molto spesso sono oggetti di cronaca, come il femminicidio e violenze di ogni genere. Il ricco programma prevederà una serie di incontri, letture, presentazioni di libri, mostre e appuntamenti musicali. Ci saranno comunque delle iniziative nuove rispetto allo scorso anno, sono quelle dedicate al mondo dei più piccoli, quindi ci sarà Impronte Kids, 4 appuntamenti in libreria di lettura e di laboratori, ci saranno poi degli psicoaperitivi per parlare di tematiche legate alla salute di genere, dove andremo a parlare di sessualità, di maternità e di menopausa. Ci tengo a ricordare che avremo appuntamenti teatrali, ripeteremo lo spettacolo di Tutte le donne di Emanuela, in chiusura, in collaborazione con il Carnevale di Fano e in chiusura con lo stesso Carnevale il 5 di marzo. Oltre alla partecipazione delle diverse associazioni che anche quest'anno hanno aderito al progetto, Impronte Femminili vanta la collaborazione di ben 12 comuni del territorio, tra cui anche il comune di Fermignano. Abbiamo deciso anche di partecipare per il secondo anno consecutivo a Impronte Femminili perché la valorizzazione della donna, ma soprattutto delle loro capacità e soprattutto mettere al centro la donna anche di un'amministrazione, per noi era una cosa fondamentale, è uno degli obiettivi amministrativi.